Per cui che cosa ha creato, che cosa hanno creato le low cost nei piccoli aeroporti? Hanno creato un sistema aeroportuale molto frammentato e disorganico, questo specialmente in Italia, con il problema che i vettori low cost giocano sostanzialmente sul prezzo e sui siti. La parola sussidi comporta una marea di problematiche, incentivi, finanziamenti, li chiamiamo sussidi. Quindi alla fine del discorso la compagnia low cost per servizio, da una parte il servizio giusto e buono che svolge, dall'altra parte però crea una forte distorsione del mercato. Allora, gli aeroporti minori purtroppo, anche se finanziati dal pubblico, e ora vi spiego in quale motivo, in quale modo, il pubblico andrà a coprire che cosa? I deficit di finanziamento di esercizio. Con che cosa? Con gli aiuti al funzionamento. Ora entriamo nel discorso vivo, nel pieno del discorso, quindi nel cuore del problema, perché, in Europa con sostanzialmente dal 1994 al 2005 al 2014 ogni 10 anni la Commissione ha rivisto le regole che seguono porti e aeroporti. Per cui nel 2014, l'ultima legge del 2014, che cito una sola volta, la C9903, che potrete andare a trovare benissimo su internet per cui rendervene conto, stabilisce quali sono gli aiuti che gli aeroporti fino a 3 milioni di passeggeri possono ricevere. E sono gli aiuti compatibili, aiuti di Stato compatibili, anche riscontrabili poi sul trattato della funzionalità europea, che tutti sappiamo che è il trattato di Lisbona del 2007, poi è stato reso compatibile con le leggi italiane, quindi accettato lo Stato italiano con il decreto del Presidente della Repubblica del giugno del 2008, quindi tuttora vigente. La Commissione ha cercato di dare con questa legge un approccio equilibrato per la crescita del traffico aereo proprio nei piccoli aeroporti e, in altre parole, ha cercato di regolare il mercato. Quindi gli aiuti che si possono dare si sono aiuti ammissibili e quindi compatibili, in questa legge vengono ribaditi, al fine proprio di garantire che cosa? L'equilibrio degli investimenti pubblici e privati fatti negli aeroporti. Ma si osserva però che spesso e volentieri, sapete un po' in Italia, come di solito si dice, non voglio essere un po' ripetitivo nei discorsi, però in Italia fatta la legge, trovata l'inganno, è una cosa vecchia che ribadivano anche i nostri padri. Per cui tutto è rapportato al problema politico-sociale. Ma tutti i finanziamenti dati proprio esclusivamente a livello politico sono di corto respiro, perché come cambia la veste politica del discorso di maggioranza o di minoranza, possono cambiare gli aiuti. Per cui dobbiamo ora definire il termine di aiuti di Stato. E qui c'è poco da parlare, è una semplice riflessione che ha fatto il legislatore europeo tramite la Commissione. Ha detto: per aiuto di Stato si intende qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Cioè, quant'è che diventa aiuto di Stato? Un finanziamento, un incentivo o qualsiasi fonte di aiuto verso qualsiasi azienda. Quindi ricordate che la società di gestione aeroportuale è un'azienda commerciale, definito proprio dalla Corte di Giustizia Europea a livello europeo. Quindi automaticamente, dando degli aiuti alle società, a una società commerciale, se non sono aiuti compatibili, ammissibili, diventano aiuti di Stato. Quindi falsano, tendono a falsare la concorrenza. Quindi alla fine avremo aiuti in Stato compatibili e quelli non compatibili. Vai avanti perché se no non finiamo. Mentre nelle leggi del 2005 la Commissione ribadì che laddove una società
un'istituzione pubblica mettesse a disposizione dei fondi riguardo dei piccoli aeroporti, degli aeroporti regionali, quei fondi dovevano essere concessi come con il principio degli investitori in economia di mercato, però non dava nel 2005 l'indicazione come andare a redigere un test per vedere se erano o non erano aiuti compatibili. Con il 2014 invece ha stabilito un test che si chiama test MEO o test dell'operatore in economia di mercato, cioè in definitiva che dice la Commissione, laddove l'istituzione ha fra i propri fondi a disposizione incentivi, va bene? Ora entriamo proprio nell'argomento, incentivi da poter concedere o direttamente o tramite la società di gestione aeroportuale ad una compagnia aerea, va bene? Se questi incentivi vengono dati con il principio dell'operatore di mercato che ne ritragga poi alla fine investendo un utile, e l'istituzione pubblica li dà sotto in questo modo, allora non si può parlare di aiuto di Stato, perché stiamo parlando di una operazione normale di mercato. È chiaro il concetto, no? Quindi questo si chiama test MEO. Ora entriamo nel discorso della legge. La legge del 2014 in Europa dà tre fondi di finanziamento: aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e gli aiuti all'avviamento di nuove rotte, questo sempre a aeroporti fino a 3 milioni di passeggeri. In questo schema, come vedete, abbiamo rapportato, ho messo regione Abruzzo perché è là che mi trovo, gli aiuti agli investimenti e al funzionamento da dare l'istituzione a chi ha la società di gestione aeroportuale, mentre invece la regione può dare o direttamente gli incentivi alle nuove rotte ad una compagnia aerea, va bene, sempre effettuando il mio test, o sempre tramite la società di gestione, facilissimo, anche come lavoro. Dunque, gli aiuti agli investimenti, è facile da dire, no? Più fra l'altro, poi quello che mi ha fatto vedere ieri sera sono per gli aiuti agli investimenti. E era una cosa fra me e la Daniela. Gli aiuti agli investimenti non sono altri che quegli aiuti concessi ai piccoli aeroporti per le infrastrutture, la parola stessa, investimenti alle infrastrutture, e quindi è di facile colloquio. Quindi vedremo che poi, nella slide, sì, più l'aeroporto è piccolo, più ha bisogno degli aiuti agli investimenti. Invece, e quindi questo però, ecco, fino ad oggi, fino alla prossima cosa, alla prossima legge che stanno cercando di cambiare, gli aiuti all'investimento hanno l'obbligo di notifica, ma probabilmente con la prossima cosa non ci sarà variazione, non ci sarà più la loro notifica. Sì, acceleriamo, mi dice. Quindi, vabbè, gli aiuti al funzionamento sono non altro che il deficit di esercizio, che non è altro che la perdita di esercizio fatta da costi meno ricavi, e quindi costi di esercizio troverete nella legge. Vai avanti. Quindi più piccolo è l'aeroporto, più hanno bisogno di aiuto al funzionamento. Una cosa particolare ce l'hanno gli aeroporti sotto i 700.000 passeggeri, come per esempio quello dell'Abruzzo, che hanno norme che riguardano non più di 10 anni di spazio utile, ma 5 anni per poter mettersi a posto. Gli aiuti al funzionamento hanno obbligo di un regime quadro nazionale che l'Italia non ha mai fatto, fra l'altro, e molti aeroporti non hanno fatto neanche sotto il profilo. Quindi la cosa importante è gli aiuti alle compagnie per il lancio di nuove rotte. E qui entriamo in un discorso, senza andare avanti, vai proprio in un discorso che riguarda pure leggi. Dunque,
Il problema sostanziale è questo, signore. Il problema è che l'Europa, nella legge 2014, per aiuti alle compagnie aeree, intende esclusivamente aiuti compatibili come aiuti di Stato, che riguardano esclusivamente il lancio, quindi l'avviamento di nuove rotte, e questo è facilmente compatibile, perché l'aeroporto grande non ha problemi a lanciare nuove rotte, perché c'è traffico a volontà, non ha problemi. È meno appetibile un aeroporto piccolo dove non si sa se quella rotta andrà bene o meno, per cui che cosa fa? L'istituzione dice, signori, è giustissimo, diamo un aiuto anche fino a 3 anni a una compagnia aerea per la commercializzazione della nuova rotta, che non va in giro sui costi di esercizio della compagnia che se deve pagare da solo, ma il lancio della nuova rotta è giusto che venga commercializzata. E questo è quello di cui parla la Commissione e basta.